benvenuti sul mio canale. Allora, oggi un nuovo video e non è un video di nail art, ma è un video, come avete capito dal titolo, come applicare i water decal. Antonella, una mia iscritta, anch'io sono iscritta al suo canale, una ragazza dolcissima, bravissima, simpaticissima, a me piace molto lei e lei ha un canale su YouTube, si chiama su YouTube Il Mondo di Lella. E praticamente, siccome lei mi ha chiesto come si applicassero i water decal, cioè lei aveva fatto un video, praticamente un video haul, dove diceva che aveva acquistato questi water decal e però non sapeva benissimo come applicarli. Io dopo gliel'ho spiegato, però comunque dopo alla fine io ho deciso di dirgli: guarda, faccio un video, almeno così lo vedi, invece che solo a spiegare, che poi io spiegare sono handicappata a parte questo, così dico lo vede e dico almeno capisce meglio, insomma, no? Quindi eccomi qua, Antonella, tesorina. Allora, noi adesso cosa facciamo? Io adesso applico il Pure White di Passione Unghie, dopo sotto comunque puoi mettere qualsiasi colore. Io però credo che i water decal comunque li puoi applicare anche sopra a un lucido senza dispersione, tipo i adesso uso Ultra Gloss di Passione Unghie. Credo, penso che si potrebbe fare lo stesso. Allora, come prima cosa, aspetta, prima ti faccio vedere i water decal. Eccoli qua, io adesso ho solo questi qua. E io le tigri adesso non le utilizzo perché queste poi credo che me lo farò sulle mie unghie prima o poi. È una vita che ce l'ho, come vedete, un po' malconcio, qua si spella tutto. Andrò a utilizzare un water decal, questo qui a pelle di serpente. Andrò a utilizzare questo. E niente, quindi cominciamo subito. Allora adesso io vado ad applicare, se ce la faccio aprirlo, uno strato di gel colorato. E poi vado a catalizzare la lampada, lo catalizzo solo per 5 secondi, poi faccio una seconda passata per renderlo più coprente e poi alla fine andremo ad applicare water decal. Dopo comunque ve lo faccio vedere. Eccoci qua. Allora, la prima passata abbiamo messo a catalizzare la lampada, io già adesso ho la lampada futura, vabbè, di Passione Unghie, 5 secondi. E poi ho fatto una seconda passata adesso, però senza catalizzare andiamo ad applicare i water decal. Adesso più o meno dovrebbe essere questa la, dai, vediamo un po'. Allora, sì, al contrario, scusatemi. Allora, adesso andiamo a tagliare la parte che ci interessa. Dopo qui vedete c'è varie misure, c'è la più grande, la più piccola, dopo dipende dal dito, insomma. Questa, prendo questa bella larghina perché queste tip qua sono belle larghe. Allora, andiamo a tagliare la parte che a noi ci interessa. Fa vedere. Sì, più o meno. Adesso cosa facciamo? Leviamo la pellicolina che c'è all'interno. Eccola qua, questa trasparentina. Poi prendiamo una tazzina, un bicchierino, quello che volete, e la mettiamo nell'acqua. Ce lo facciamo, aiuto. Ce lo facciamo stare un pochino, tempo che si bagna bene bene. Poi ovviamente lo prendete con la pinzetta. Ecco qua. Allora, facciamo srullare un pochino, poi leviamo la nostra tazzetta. E poi adesso cosa facciamo? Adesso si dovrebbe piano piano staccare l'altro adesivo dietro, praticamente. Ecco qua, si è levato. Lo straiamo piano piano, che poi facciamo, prendiamo con la pinzetta, mi sale meglio. Ecco qui, eccolo qua. Poi comunque sotto potete mettere qualsiasi colore. Poi lo andiamo a applicare nella dispersione, diciamo, del colore. Nella dispersione del colore, o se no, ecco, mettete il lucido, finito il colore, mettete il lucido, quello senza dispersione. Lo applichiamo piano piano qua. L'ho applicato storto, va bene. Dopo averlo applicato, facciamo aderire bene l'adesivo. Ecco, non mi prende tutta l'unghia, però comunque, tanto più grande di così non ce l'ho. Comunque, è per farvi vedere. E lo andiamo a metterlo così, ecco, bene bene in punta. Ok, dopo aver fatto questo qui, qua non mi piace,
piace questo, purtroppo è un po' più piccolino come adesivo in confronto all'unghia, però più grandi di questo non ce l'avevo. Ok, dopo aver fatto questo andiamo a catalizzare la lampada, io per 30 secondi con lampada LED, invece con la lampada UV un minutino insomma. E niente, adesso vado a catalizzare, ci vediamo dopo, vi faccio vedere l'altro passaggio. Eccomi qua. Ok, dopo aver catalizzato, noi cosa facciamo? Tagliamo con le forbicine, se riesco, la parte in eccesso. La parte quella in eccesso, ok, qua non ci arrivo. Allora, dopo cosa facciamo? Prendiamo una lima a grana fine, andiamo piano piano a limare, ecco, le parti in eccesso. Qui, solo che non ci arrivo, è un po' più complicato adesso ora. Staccati. Ok, qua su ragazzi io non riesco perché con tre tip poi tutte attaccate è un po' complicato. Va bene comunque, ed ecco qua, l'abbiamo applicato. Poi dopo cosa facciamo? Prendiamo il nostro lucido e lo andiamo ad applicare su tutta l'unghia. Dopo comunque nei Water Decor potete fare anche qualche disegnino, cioè per esempio questo è fatto così, è un po' troppo semplice, volete aggiungere un po' di bianco lo aggiungete prima di mettere il lucido. Ed è questo, vabbè, mi è venuto così, non era per farvi vedere, ecco qua. E poi lo andate sempre a catalizzare. Adesso lo metto a catalizzare qua 30 secondi, invece per chi ha la lampada UV un minutino. Sì, comunque all'inizio ho detto nel video di nail art, nel senso è sempre cose di nail art, però nel senso volevo dire non è di nail art che vado a disegnare io, insomma quello io volevo dire all'inizio, scusatemi. Eccolo qua, questo qui Water Decor, scusatemi se non prende tutta l'unghia, se non è venuto benissimo, ma a parte questi qui vedete sono a forma rettangolare e ovviamente il tenunghia dopo dovete andare, adesso ci ho pensato a ritagliare praticamente gli angolini qua, lo fate tipo arrotondato, no, come nel giro cuticola, così veniva perfetto, dato che queste tip qua comunque sono arrotondate come anche le nostre unghie qua, forma di archetto diciamo qua nella cuticola è normale, quindi era da andare a ritagliare gli angolini, adesso non ci avevo pensato, ho saltato quel passaggio, scusatemi. Però comunque a tonnella è questo qui il risultato. Adesso questo lascia perdere, che è venuto tanto bene perché comunque anche la tip è più grande del Water Decor, quindi ma più grande non ce l'ho e mi dispiace, quindi non mi ha coperto tutta l'unghia, però fate caso, coperta l'unghia, eccolo qua, vedete questo pezzo qui, questo qua non mi ha preso tanto, adesso io la copro, pare su tutta l'unghia, vedete, ecco, così dovrebbe essere. E dopo ripeto, ci potete fare qualche altro disegnino, dopo aver attaccato il Water Deco ci fate qualche disegnino, che ne so, qualche righetta bianca adesso su questo qui, oppure lo lasciate così e basta, e per dargli qualche ritocco in più, insomma, diciamo, viene un po' più carino. E poi infine il lucido, comunque credo che si potrebbe catalizzare anche su un lucido senza dispersione, credo si potrebbe attaccare non solo sul colore, dopo uno fa come gli viene meglio, insomma, ecco. E quindi è semplicissimo ad attaccare questi Water Decor, non è difficile. Poi ho altri Water Decor, questi fiocchi. Questi qui invece non sono come questi che li devi bagnare nell'acqua. Se ti capita questi tipi così, questi li devi mettere nell'acqua e fare tutto il procedimento che ti ho fatto vedere adesso. Invece questi qui mi pare che erano quelli adesivi. Sì, questi quelli che sa adesso, questi pure si accusate tutti. Questi pure sono quelli che dopo li vedi, o c'è anche quelli in 3D oppure quelli non in 3D come questi, che c'è l'adesivo, fai così, lo levi e lo appicci in lunghe, insomma, praticamente, ecco. E niente, spero comunque Antonella che questo video ti sia stato utile per come applicare Water Decor e anche per altre persone. E niente, se il video vi è piaciuto comunque mettete un pollice in su, sotto al video se volete commentatemi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!